Lei è già attrezzato per il digitale terrestre? No, ancora no. Non ha comprato nulla, comprerà la televisione nuova oppure no? No, penso di no, perché è abbastanza recente. Comprerò il decoder. Pensa che sia un vantaggio il digitale terrestre? Beh, in base a tutto quello che ho letto, il segnale si vedrà meglio. Poi si vedranno tanti altri canali e quindi secondo me è una cosa buona. Che cosa pensa del digitale terrestre? Dovremmo avere dei vantaggi, però che non entra qui ancora, diciamo, non c'è ancora, tampoco dovrebbe arrivare anche qui. Lei sa quali sono i vantaggi? Ma si dovrebbero vedere più canali, si dovrebbe vedere meglio, penso. Infatti che si vede bene abbastanza anche adesso. Penso che sia un progresso avere questa nuova forma di comunicazione, che serve. Aumenta il numero di canali, aumenta il segnale, che è molto più, si vede molto, insomma, migliore. Quindi lei pensa che ci siano solo vantaggi? Ci sono sconvenienti, che uno deve comprare una televisione nuova oppure un decoder, però poi come segnale, come programmi televisivi, molto più ampio, molto più. C'è una scelta diversa, si può vedere non solo sempre i canali, ma si possono vedere dei canali interessanti, di storia, di natura. Questo è il progresso, secondo me. E della TV digitale terrestre che cosa pensa? Ma io penso che ci siano più opportunità di campo per anche per TV minori, che ci sia più spazio per le bande, le trasmissioni. Sì, l'ho comprato, ho messo la TV, ora funziona bene. E pensa che sarà meglio o peggio rispetto a ora? È meglio. Perché? Perché si vede tanti programmi, si vede di più come era prima. Beh, forse non li so prendere, comunque non vedo tutto questo gran interesse in questi mille canali che dicono. Senti Dennis, tu sai che cos'è il digitale terrestre? Sì. Che cos'è? È un congegno dove si vedono molti programmi in HD. Che cosa vuol dire HD? Alta definizione. E sai come funziona? Come si fa per vederlo? Devi comprare il decoder. Tu l'hai comprato? No. Lo comprerai? Sì. Pensi che sia meglio rispetto a ora?